Sono un elemento della squadra che si è occupata del restauro La guerra d'Italia a 3.000 metri sull'Adamello, girato nell'aprile del 16 da Luca Comerio e la sua troupe. Io lavoro per la sovrintendenza dei beni culturali di Trento e il lavoro è stato svolto soprattutto dall'Università degli Studi di Udine. Il lavoro grosso che è stato fatto è stato quello di recuperare tutte le copie del film presenti nelle cineteche italiane e anche straniere e ricostruire pian pianino il montaggio originale grazie al programma di sala del Teatro Dal Verme di Milano della prima proiezione del giugno del 16 che aveva tutte le didascalie e ci ha aiutato nella ricostruzione del montaggio originale. Quali sono le particolarità di questo documento? Questo documento è molto importante, è un documento non solo per la storia del cinema, per la storia del cinema muto, ma sicuramente anche, ovviamente in primis, per quelle che sono state le vicende della Prima Guerra Mondiale in zona Adamello. Noi vediamo un paesaggio innevato che non esiste più, e vediamo i soldati nella loro quotidianità, nella preparazione agli eventi bellici, quindi un documento a tutto tondo per esperti di varie materie.